vedere direttamente a labaroviola.com le pagelle della Fiorentina. Pagelle Fiorentina, meraviglia Bonaventura, Milenkovic insuperabile, Duncan, diga, Duncan eccezionale, eccezionale. Iniziamo, Terracciano, 6 e mezzo. La prima vera parata la fa al minuto 70, 75 su Zirkzee e si fa trovare pronto. Al minuto 88 fa un'altra parata decisiva su Ferguson, attento nelle uscite. Concordo Giusto, 6 e pienamente con mezzo. il 6 e Però mezzo. Sì, non vi sì, sì. ho chiesto, secondo voi, migliore o peggiore? Prima di Migliore. leggere le pagelle? Allora, prima di leggere le pagelle mi metto così, non guardo. Migliore per me lo metto Bonaventura e Nico Gonzalez. Peggiore, ahimè, mi tocca di Lonzolà e non mi è piaciuto molto neanche quarta. Te Okay. invece, Sono del Stire? tipo migliore, secondo me, oggi Terracciano perché gli altri si hanno fatto bene, però oggi Terracciano e Bonaventura. E il peggiore che non mi è piaciuto, Biraghi nel primo tempo, poi però ha recuperato bene. Ti dico quarta il peggiore. Ok, Parisi, 5 e mezzo. Il rigore del Bologna porta la sua firma. Prima non gestisce bene la palla, non rinviando lungo, poi è scomposto sul salto di testa e la prende di mano. Nel complesso la sua gara non è malvagia, ma l'errore pesa. Sì, concordo con il Posso 5 e dire che quel mezzo. fallo di mano non gli do colpe, perché io manco lo darei a rigore del genere, però. Però 5 e mezzo ci sta, Scre. Io avrei dato 6, però. Non me la sento di dargli 6, qui concordo con Flavio. Milenkovic, 6 e mezzo, concordo pienamente, prego. Dove gli altri sbagliano, lui non sbaglia. Dove gli altri non arrivano, lui arriva. Di testa non sbaglia mai. Indecisione al primo tempo, dove quarta gli va addosso. Sempre al posto giusto. Concordo con Ecco, io 6 e su mezzo. questo forse avrei dato Dimmi, dimmi. 6 perché l'errore sul primo tempo con l'indecisione di quarta, cioè insieme a quarta. Secondo me è un errore grave quello. Nel primo tempo non mi è piaciuto. Hai ragione, però ho visto un Milenkovic molto meglio delle ultime apparizioni, te lo dico sinceramente. Molto, molto più attento e concentrato, soprattutto. Soprattutto concentrato, quindi io il 6 e mezzo glielo do. Come concordo sinceramente col 5 e mezzo a quarta, Nel che primo è andato molto a corrente alternata, poi si è ripreso, però non mi è piaciuto. Vai pure. Tempo è protagonista di un paio di errori che per poco non costano caro. Si perde spesso la marcatura, nel secondo tempo migliora nettamente. Scre? Sì, 5 e mezzo ci sta, forse pure 5, però ci può stare. Però abbiamo vinto, quindi 5 e mezzo ci può stare. Capitan Sì. Biraghi, 6. Una gara attenta anche se spesso non vede il giocatore che gli corre alle spalle, perdendolo, ma è sempre in partita con la testa e con le gambe. Secondo me Sì. 5 e mezzo al primo tempo, 6 e mezzo al secondo, quindi 6 ci 6, sta. quindi 6 di media. Alla Sì, grande. sì. Arthur, voto 6. Partita di sacrificio, lotta e cerca di chiudere tutti gli spazi, mai banale, palla al piede, crolla nel finale. Fatto bene, secondo Per me me ha ci fatto sta. una Sì, grande partita. Avrei forse azzardato anche un 6 e mezzo, poi è molto crollato non facendocela più perché oggi ha fatto veramente la doppia tripla fase, interdizione, impostazione e manovra del pallone. 6, dai, perché è crollato tanto, ma ci sta. ci sta. Arriviamo a Duncan, 6 e mezzo, io per me anche un 7. Il neo della sua gara è quando prova la conclusione a rete dove non la trova ma dove non trova mai la porta. Prestazione maiuscola che valorizza al meglio le sue qualità di lotta, interdizioni intervallati un buon palleggio. Io avrei detto anche 7, Duncan, perché oggi è stato veramente estremamente prezioso. Te, Scre, che ne pensi? Io sono d'accordo sul 6 e mezzo, per comunque di solito il 7 visto lo dai a chi ti fa magari un gol, un assist, queste robe qua, quindi ci sta. Allora, arriviamo al nostro Jack Bonaventura, voto 7 e mezzo, che ci sta tutto. Oggi l'ho visto anche in netta ripresa fisicamente, peccato per un po' di nervosismo. Il gol è un gioiello di rara bellezza, ma per tutti i 90 minuti regala perle agli spettatori. Grandiosa la giocata con cui manda al VAR tutta la linea difensiva del Bologna per poi sbagliare i tempi del servizio ai Coné. Partita meravigliosa, ha fatto un gol da far vedere nelle scuole calcio. Scre?
Secondo me da 7, perché ha perso la testa anche su, diciamo, quando ha preso il cartellino giallo, no? Quindi per me da 7, però il gol è un capolavoro. Io dico 7,5. E arriviamo a Nico Gonzalez, che mi è piaciuto molto sia a destra che a sinistra oggi, 6,5. Lotta come pochi, si prende responsabilità, si va a prendere la palla, poi è freddissimo dal dischetto. Nel primo tempo fa impazzire i giocatori del Bologna che lo fermano solo buttandolo in terra. Grave l'errore al minuto 81 dove si mangia un gol dopo un grande inserimento. Un po' sbilanciato, messo male con il corpo, però da un giocatore freddo e preciso come lui ci si aspettava, però Non era se facile, eh? non era facile. Avesse fatto il gol sarebbe stato un 7, sarebbe stato un 7 pienissimo, Certo, però ci sta. 6,5. Bello, scusa, ora andiamo avanti velocemente con le pagelle, ma voglio un attimo il commento di Mazz. Comunque fare la Bravo. mitraglia del Vati ti purga sempre, la legge del Re Leone. Continuate a farla, a noi va benissimo. Allora, ricordando Pogba nella partita Fiorentina-Juventus che segnò e fece la mitraglia e poi persero. Idem oggi Zizi che si azzarda a fare la mitraglia del Re Leone e poi se lo sono presi in quel posto. Morte Nera ci Kwame. fa notare però che si è scusato. Sì, Sì, non lo, vabbè, lo sicuramente so. Morte Nera, cioè Zirkzee sa manco chi è Batistuta a momenti, no? Penso che non fosse cattiva, è andata a cercare la telecamera. Quindi ci sta, dai, non penso che fosse voluto, però in ogni caso ha portato sfortuna al Bologna. Esatto. E arriviamo a Kwame, sta arrivando italiano. 6,5, ci sta tutto. Il primo tempo è insufficiente, il secondo tempo viene spostato al centro dall'attacco ed è utilissimo per le giocate rapide in verticale. Serve un grande assist per Nico che non concretizza. Ci sta, 6,5, partita di Sì. cuore oggi di Kwame, è stato No, poi bravo. ragazzi, lui come punta, o non dico lui come punta sempre, io sto parlando della partita di oggi, sottolineo questo, che non è che ha cambiato tutte le sortite dell'attacco della Fiorentina. Infatti dopo avevo un attimo spoilerato appunto Nzola che ha preso 5,5, lo leggiamo, si è vista la differenza. Nzola i primi 20 minuti, 15 minuti ha fatto bene, anche l'assist per Bonaventura, poi non ha fatto più movimenti, non ha fatto più niente, non ha fatto. Quindi 6,5 tutto quanto. Arriviamo a Nzola. 5,5. Mezzo voto in più per l'assist a Bonaventura, il centravanti sbaglia i movimenti più facili e non tiene nemmeno un pallone. Sono d'accordo, 5,5. Il 6 era Ragazzi, troppo. tolto. Anche perché l'assist, No. parliamo chiaro, sì, gli ha passato il pallone, ma ha fatto tutto Bonaventura, non è che ha fatto un'imbucata, eh. Cioè, ha fatto una sponda, quindi Però poca roba. si era fatto trovare bene in quella circostanza. Io sincero, io l'avevo elogiato per i primi minuti, però poi dopo, come ha sottolineato anche Flavio, e questo qua, e ve lo sottolineo anch'io, dov'è? Eccolo qua. Il centravanti sbaglia i movimenti più facili e non tiene nemmeno un pallone. Cioè, dopo i primi 20 minuti, si è spento, ciaone proprio, come si suol dire. Non ha fatto più niente ed è ritornato quello di sempre, poi. Quindi ci sta il 5,5. Ikoné 6, peccato perché era entrato bene, perché la partita si stava avviando su un 6,5, secondo me. Poi anche lui è calato vistosamente, e comunque ora andiamo a leggere con essay. Entra e di furbizia si procura il rigore, autore di alcune giocate belle ma fine a se stesse. Nel finale è troppo sufficiente su alcuni palloni, questo gli toglie mezzo voto. Guarda, Flavio la pensa precisamente come me, appunto, nel finale è troppo sufficiente su alcuni palloni, quindi questo qui porta un po' di problemi. Prima di andare a sentire italiano, Ci manca andiamo, arriviamo Ragnolino. a Ranieri, ottima partita, 6,5. Entra nel secondo tempo ed è subito molto utile. Attento di testa, non si fa mai sorprendere nemmeno in velocità. È Che gli giusto. vuoi Ma dire a il voto a Ranieri? Mina? Dov'è il voto a Jerry Mina? Vabbè, ieri Mina talismano, come si suol dire, eh? Talismano ieri Mina, davvero. Comunque sto Mina è riguardando su tipo la DAZN. mascotte. Sto riguardando su DAZN il gol meraviglioso di Bonaventura, che è una cosa eccezionale, davvero. Già, Ora Comunso però gli si poteva dare il voto. Qualcosina.
Comuzzo. Ah, datelo te il voto a Comuzzo. E gli do 6 e mezzo, per comunque non era facile entrare in partita in quel modo. Quindi mezzo voto in più. 6 e mezzo a 6 e Comuzzo. mezzo e al Sì, ha fatto talismano Mina. due belle talismanovina, 9. In quanti votaci? Intanto DAZN stanno Ma hai visto quanto è rimandando. alto? Cioè, io ho visto sulla punizione del Bologna, c'era Mina che era il doppio di tutti quelli che c'erano intorno. È Sì, sontuoso davvero, ieri Mina. davvero. Davvero. Bello il commento di Matthew 1995. Comuzzo è il nuovo Vierchowod. Lo ha detto chi l'ha Io scoperto. alzo Dio le mani, non casa. so chi è Bjerkwood. Chi è Bjerkwood? Ora uno stai sottolineando, screzzo la mia anzianità. Punto numero due, Bjerkowod, da grosso intenditore di calcio, quale sei, cazzato? Ho detto. Cacchio, lo devi sapere chi è questo non lo Bjerkowod. so chi è. Oh, ma i giocatori sono tanti, Infatti, guarda, vergognati, screzzo, ce lo dice anche Luca. Tanto ci Dai, fanno ditemi chi è. sentire. Anzi, mo lo cerco. Ex giocatore anche della Fiorentina, difensore centrale con un grandissimo trascorso nella Sampdoria. Sì, ho capito. È stato anche Giocava negli allenatore anni della Fiorentina. Ottanta. Anche allenatore Ezio, della stai peggiorando la tua Fiorentina. situazione, smettila. Ah, qua Wikipedia mi dice ritenuto uno dei migliori difensori italiani di sempre. Cioè, questo ha vinto anche il mondiale, come faccio a non saperlo? Campione perché? Perché Ma se questo è se ci grave, capisci alzo, chiedo male, scusa. Chiedo scusa, questa è sono i gravissima. rimasugli della Chiedo febbre. scusa, chiedo scusa. Tra Lo l'altro è stato conosci? anche allenatore della Florenzia Viola in C2 prima che arrivasse Cavasin. Questa è grave, sì, lo È sottolineo. gravissima. Allora, intanto DAZN, Recupererò, mi guarderò qualche video. ci sta facendo vedere Scioffi. Ora aspettiamo un attimo italiano e poi ci salutiamo. Ecco, partita contro il Milan dopo la sosta. Va bene, Scre? E lo chiedo a tutti quanti, anche alla chat, come ripartire da questo schieramento offensivo? Senza Anzola, spero. Eccoci. Ad La vedi? oggi. Ma mica perché gli voglio male, cioè io ero stracontento quando è arrivato a Firenze. Però così è Anch'io. inguardabile. Cioè, non si guarda. Anch'io. Ma Cabral a confronto era Van Basten, ragazzi, eh. Cioè, non scherziamo. Onestamente, non. Per carità, ci avrà problemi che non riesce a essere libero mentalmente, non lo so quel che c'ha, però. Non mi è bocciato per ora. Secondo te si è un po' risentito il mister quando l'ha tolto al 45esimo? Zola dici? Ci è rimasto male? No, se italiano si è incazzato, in poche parole, stringi, Secondo stringi, me ecco. quella è una bocciatura. Io non penso sia un problema fisico. Lo levi così al 45esimo. È una Peccato, bocciatura, secondo me. peccato perché aveva iniziato veramente bene, aveva iniziato. Ma anche col Kukaric che ha fatto male. Cioè. Guarda, ti posso dire la verità, col Kukaric l'unica palla giocabile l'ha imbeccata perfettamente, ok? Poi non è stato neanche servito. Oggi, ragazzi, l'azione quella lì di Bonaventura, che ce n'ha due davanti e c'è il corridoio libero dove Nzola può partire e gli dà palla e lui va dall'altra parte, quello è un erroraccio. E qua a me questi erroracci non li ha fatti, capito? Si è fatto No, trovare, non è, sicuramente non è in fiducia. Però per me ha dato dinamismo al centro anche a dell'attacco. livello tecnico, Nzola non è così forte, eh. No, Cioè, è no, forte fisicamente, ma poca roba, eh. boh, non lo so. Quindi se ritorna, se c'è Beltran in forma, in condizione, lo metteresti Beltran o Titolare. proveresti con me? Intanto leggo un attimo il No, commento di Luca Beltran. 27. Quello che mi preoccupa. Vai, vai, Sara, vai pure. Quello che mi preoccupa, a volte gli episodi mentalmente ti aiutano. Giovedì segna e poi si ferma. Oggi fa l'assist e poi si spegne. Anche quando fa qualcosa di buono si spegne. Questo è il problema che mi preoccupa. Hai ragione, Luchino. Hai pienamente ragione. Questo è un problema perché l'ho detto, io ripeto, i primi 20 minuti, e lo diceva anche Screzio, ci stava piacendo molto Nzola. Però poi
caput, cioè finish ultra da sul serio. Quindi, infatti Franci dice, ma avrà un mental coach psicologo la Fiorentina per il Volano? Boh, non lo so. Io spero sia solo un problema di testa e non sia un problema a livello tattico, perché se no si può parlare di un altro investimento sbagliato. Peccato, perché comunque sia, come io ripeto, si parla del Bologna, ma io tutto sto Bologna non l'ho visto. Intanto ora a DAZN siamo arrivati a Firenze, vediamo un po' se ci mettono italiano. E c'è Tiago Motta. Guarda, sono curioso di sentire Tiago Motta, scusate un attimo. Spero che faccia il pianto. Se secondo lei la partita di oggi è Bologna, sono curioso. In linea con questa striscia, o se invece siete mancati su qualcosina, se c'è qualcosa che l'avete insoddisfatto. No, abbiamo fatto una buona partita. Se poi si parla dell'episodio del rigore per la Fiorentina, per me è molto generoso. Cosa? Ma stai zitto. Come succede alla fine che cadono così. Ho visto l'altro giorno la partita Sassuolo-Salernitana, Davide ha fatto una partita fantastica, 59 minuti, quasi 60 minuti giocati, e è stato grazie anche a Davide che ha fatto una partita, per me l'arbitraggio migliore fino ad oggi in Serie A. E per tutto il resto abbiamo affrontato un'ottima squadra del campionato e noi abbiamo giocato bene. Sono contento da quello che ho visto dai ragazzi, meno del risultato, perché io tutto questo giocare speciale, potevamo fare un qualcosa di speciale oggi pomeriggio sera, però ha ragione continuare a amare la sconfitta, approfittare questa sensazione per metterla nel modo giusto. Magari una piccola considerazione, ma avete fatto fare il secondo peggior possesso palla di italiano da quando è la Fiorentina, 60% di possesso palla, di voi le interessa o non interessa? Poco, perché alla fine questo si va trasformando in una vittoria, sì, mi interessa tanto, se no resta una statistica che tanto è bel poco. Poi vado su Zirze, scompongo la domanda in due. La prima, oggi segna anche su rigore, quindi sta crescendo anche a livello di consapevolezza, di responsabilità che si prende, di personalità, non che gli manchi. E poi la seconda, se invece l'ha visto un po' stanco nel secondo tempo, magari lo è poco spesso. Scusate, ora io vi faccio una domanda. Ma Zirze oggi cosa ha fatto più di qua me? Cioè, lo chiedo anche alla chat, dico Zirze, dato che ne parlano tanto, che cosa ha fatto? Sara, devi andare? Ragazzi, vado, devo andare a lavorare. Ciao Sarina, alla prossima. Ciao. Cioè, ma Zirze, che cosa ha fatto più di qua me oggi? Cioè, a me Zirze è piaciuto più sulle sponde. Però in generale niente di che, cioè non ha mai tirato in porta, quindi ecco, quindi ripeto, che cosa ha fatto più di... sì, cioè lo chiedo alla chat, che cosa ha fatto più di qua me? Infatti anche Jonan me lo dice, nulla, solo il rigore, cioè ecco, Angel ha ragione, più di qua me nulla, più di Nzola è mondo, ma io infatti non sto parlando di Nzola, che oggi stavamo parlando dei problemi che ha avuto, però ragazzi, io sinceramente non anche tutto questo Bologna, e poi voglio sentire anche come la pensate voi e come la pensa tutto questo Bologna, ha fatto due contropiedi su due nostre bucate, l'errore di Milenkovic, l'errore di Quarta, il fallo di rigore, poi basta. Cioè, non lo so. Plasente, ma te sei sicuro che ci arriva davanti? Te sei sicuro che se a gennaio, faccio per dire, arriva un esterno a modo che fa un gioco, magari Nzola si riprende, Beltran esplode, tutto quanto, e si inizia ad avere un gioco di più, questi ci arrivano davanti? Perché questi qui, l'unica volta che sono stati pericolosi solamente quando abbiamo avuto delle disattenzioni noi, Cioè, non so. Io sinceramente non lo so, non ho visto tutta questa grande impostazione. Orsolini ha segnato, era un fuorigioco, sì, appunto, cioè no, ma avevo detto che andavano un attimo ridimensionati. Che ora mi sa che sta arrivando italiano, quindi a me mi piace usare questo termine di Flavio, questa narrazione, cioè
e fomentarli com'è, boh, ecco italiano. È solito secondo peggior possesso palla della sua gestione alla Fiorentina, ma va bene così, forse. Però oggi abbiamo aggiunto atteggiamento, abbiamo aggiunto voglia di vincere, abbiamo aggiunto grande furore agonistico, che in altre situazioni dove avevamo il pallino del gioco, possesso, tiri in porta, corner a favore, non avevamo messo e non avevamo vinto le partite. Quindi questo conta, questo spirito ti porta alle vittorie e oggi l'abbiamo aggiunto, aggiunto a una prestazione dove non potevamo non fare il risultato, perché queste tre sconfitte erano pesanti e siamo riusciti a portarla a casa. Chiaramente si affrontavano due squadre con un momento davvero totalmente diverso, loro sugli ali dell'entusiasmo, noi un po' così alla ricerca di questa vittoria, e un po' si è visto, però alla fine tre punti, ripartiamo, siamo contenti. Direi aveva chiesto di fare una partita aggressiva, cattiva, sporca, l'aveva chiesto. Ho chiesto di andare più forte in tutto quello che proponevamo, soprattutto sulle pressioni, dato che il Bologna è una squadra che palleggia, che è in fiducia, che in questo momento non ha paura di avere la palla nei piedi e si è visto, ma nonostante quello, ripeto, la voglia di vincere oggi ha fatto la differenza e penso che sia stato questo a permetterci di vincere. Gli ultimi gol a Napoli erano di Nico e Buonaventura, oggi si riparte dopo tre partite senza segnare con Nico e Buonaventura. Non che sia una sorta di dipendenza, sa, ci sono quelle squadre ogni tanto che sono dipendenti da qualcuno, ma dovete sempre un po' aggrapparvi alla brillantezza poi di loro due. Non è un problema. No, che non è un problema, però nel momento in cui loro non sono brillanti, noi paghiamo, quindi i giocatori di qualità devi averli sempre attivi, sempre in fiducia, sempre consapevoli che possono cambiare le sorti delle partite. Loro due fanno parte di quei giocatori che quando sono accesi a noi ci permettono di vincere le partite, quindi penso che il primo sia stato un gol voluto, ricercato, però è stato bravo anche Zolali a lavorarla sotto canestro, e poi ripeto, tanto cuore, tanto furore, tanta voglia di portare a casa la vittoria, e questa l'abbiamo ottenuta. Sotto canestro è una parola cara, no? Sul lessico. Ma all'intervallo invece ha messo il Coné e ha tolto un Zola spostando qua in centrale. Come mai, con tutto che poi come ha fatto un partitone, il Coné procura il calcio di rigore, come mai? Cosa ha visto? Ma soprattutto la vivacità di Johnny, di Giorgo e Coné, che lì stavamo un po' non mettendo in difficoltà il loro esterno, e Johnny è entrato molto bene, poi fatto arrabbiare sull'ultima palla, poteva andare a perdere tempo, a far lavorare col cronometro, però era quello, dato che bene o male le caratteristiche di Kwame e Zola sono simili, preferito Kwame è molto più fresco, che Zola aveva giocato giovedì, aveva fatto 80 minuti, ed è stata una mossa che ci ha permesso anche di procurarci il calcio di rigore. Ci spiega anche per farci entrare poi nella testa dell'allenatore come ha girato la difesa, perché all'intervallo è entrato Ranieri, è andato quarta, terzino destro, e però poi a un certo punto, dopo un quarto d'ora, ha preferito rimettere quarta centrale, Biraghi a destra, adesso c'è manca terzino a destra, quindi... Niente da fare con Cino, con quarta, non ne vuol sapere di stazionare in quella zona. O diciamolo diversamente, è una zona che è una mattonella che a lui non fa impazzire, quindi ho visto che non riusciva ad accorciare velocemente su Salemakers, allora abbiamo cambiato subito. All'inizio l'abbiamo messo lì per spostare un destro di là. Sì, perché con Parisi adattato lì non è facile quando hai sempre un uomo che ti punta, che ti stimola e non ti fa giocare in maniera lucida, in maniera libera, è difficile venire sempre dentro al campo, ti sporcano sempre le giocate, inizi a non essere fluido, veloce, allora meglio lì un piede destro per venire fuori in maniera più rapida e veloce. Questo è stato un tema dell'ultima settimana della Fiorentina. Ci uniamo anche noi al messaggio 4-5-5-2-1 per la ricerca. Mandiamo un messaggio. Grazie mille, mister. Grazie. Grazie, amici. Non ti sento, Jack. Ecco qua, ora mi senti? Sì. Che ne pensi delle parole italiano? Poi siamo in chiusura. No, sono d'accordo, mi sarebbe piaciuto sentire il motivo per il quale
avesse tolto un Zola, cioè lui ha solo detto l'ha spiegato che... sotto sì, sotto l'ha spiegato, ha parlato di vivacità, ha parlato Icone, esatto, ha messo Icone per andare in difficoltà al terzino del Bologna, però non si è soffermato molto su un Zola, quindi sicuramente non è un problema fisico, questo abbiamo capito.